Eccoci all'ingresso all'interno della miniera. Pensate, oltre 1.000 persone ci lavoravano a cicli continui fino al 1956 con 35 o qualcosa del genere operai superstiti. Aperta, diciamo, con la rivoluzione industriale, l'apice con l'autarchia, la seconda guerra mondiale, commistioni anche con la resistenza, poi ancora attività fino al 1956, quando la miniera chiude. Gli ultimi anni della miniera era gestita da una cooperativa. Il finale è un po' triste, vero? Sì, beh, era una cooperativa eroica perché grosso modo si sapeva che ormai c'era una grossa difficoltà nel riuscire a tenere in piedi l'impianto. E l'ultimo atto di questa azione eroica che ha permesso il prolungarsi non di un'agonia, ma di tanti posti di lavoro. Immaginiamo il minatore qua dentro, buio con la sua torcia. Qui vedete delle luci di servizio, no? Perché il Beh, recupero chiaramente della non miniera ha noi portato questo, avevamo. ma all'epoca non c'erano. No, il minatore accedeva con la sua scorta di carburo di calcio, che erano dei sassi di produzione industriale, non esiste in natura il carburo di calcio, che facendo reazione con l'acqua creava su richiesta, on demand, il gas illuminante che riforniva queste piccole lanterne, che potevano essere lanterne frontali incorporate nel casco, o delle lanterne a mano che venivano utilizzate per illuminare le zone di lavoro. Quindi dobbiamo immaginarci come funzionava tutta la faccenda. C'era questa lanterna da campeggio con una parabola argentata che rifletteva la poca luce che emetteva, e dopodiché con questa parabola argentata tu illuminavi le zone dove poi procedevi all'estrazione, e quando finiva il gas ovviamente ti ritrovavi al buio e dovevi rifornire la tua lanterna, avevi la capacità di svitare il corpo del serbatoio, tutto a memoria, svuotare dai sassi vecchi, mettere i sassi nuovi, aggiungere acqua, richiudere con un fiammifero, riaccendere. E quindi proviamo a pensare che ci vuole già un'abilità anche solo nel cambiare il combustibile a una lanterna, con la tecnologia degli anni 20-30. Io Questa miniera ha 6 livelli, uno addirittura andava più sotto del torrente Degano, sì, tanto quelli erano ulteriori gli livelli, ulteriori livelli, tanto che certo. costringeva gli ultimi utilizzatori della miniera a utilizzare delle idrovore perché c'erano delle infiltrazioni ovviamente d'acqua, dei torrenti sotterranei, eccetera. Ecco, questa miniera è anche un museo. Si dice 300-400 visitatori l'anno, no? Che è un numero piccolo, è un numero molto piccolo, perché la potenzialità di un posto del genere, se pensiamo a un tempo dilatato che va da marzo fino a ottobre, a fine settembre, primi di ottobre, moltiplichiamo per 2 fine settimana, viene fuori un bel numero. Adesso immaginarsi che possano arrivare fino a 40-50 visitatori, arrivati proprio a regime, e questo è un risultato che si può ottenere intanto creando il progettato parcheggio di interscambio di fondovalle, che è quello che permetterà a una corriera di fermarsi, venire prelevata.